Ciao ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauts, io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. E oggi vi parlo dell'ultima bomba arrivata in casa Lego e Adidas, ovvero la scarpa Superstar 10282. E ora sigla! 42. Se ne parlava già da un po' di tempo con l'inizio della partnership fra Lego e Adidas, ovvero dell'arrivo di un set di una vera e propria scarpa Lego realizzata con i mattoncini, che sarebbe dovuta arrivare però inizialmente si parlava di settembre, e invece Lego ci ha spiazzato tutti e ha annunciato e pubblicizzato assieme ad Adidas e alla sua controparte reale, perché ci sarà anche questa, l'arrivo della scarpa del set il 1° di luglio. Il set, che ha il codice 10282, si chiamerà Lego Adidas Superstar, sarà composto da 731 pezzi e avrà un costo di 89,99 euro. Tra i particolari di questo set abbiamo, in primis forse quello più importante di tutti, ovvero un laccio da scarpe normalissimo, ma che, trovandosi all'interno di una confezione Lego e quindi venduto da Lego, diventa automaticamente un nuovo pezzo ufficiale Lego da poter utilizzare nelle proprie mock o composizioni. Si poteva fare anche prima, ma per i puristi questa cosa qui è un po' vista non di buon occhio, per cui diventando appunto ufficiale pezzo Lego, questa cosa qui adesso è stata sdoganata. Ovviamente non potremo mai sapere se quello che vedremo in giro nelle altre mock si tratterà esattamente di quell'accetto lì o di un qualunque altro laccetto da scarpe, però questa cosa è molto molto interessante. Un'altra particolarità di questo set è sicuramente la scatola, che è una effettiva scatola da scarpe Adidas, la classica azzurra con le tre bande bianche, che però in questo caso viene leggermente modificata con tutta la parte di brandizzazione Lego, con i dati del set, l'età, il logo Lego, e poi viene comunque inscatolata dentro a una scatola vera da scarpe. Infine, l'altra particolarità di questo set è il fatto che ci sarà la possibilità di costruire solo un'unica scarpa, destra o sinistra. Starà a voi scegliere quale delle due realizzare. I pezzi, essendo speculari, sono sempre gli stessi, per cui non c'è alcun problema. Va da sé che per chi vuole fare il set completo dovrà per forza di cosa acquistarne due e potersi fare la scarpa destra e sinistra. Assieme alla scarpa verrà venduto già dal 1° di luglio anche la controparte reale, dicevamo prima, ovvero una vera Adidas Superstar, però leggermente modificata. In questo caso è successo il contrario: non è Lego che ha realizzato una scarpa Adidas, ma è Adidas che ha realizzato una scarpa simil Lego, in cui troviamo le classiche bande laterali zebrate del logo Adidas, con una sorta di stud leggermente accennato. Anche nella parte retro della scarpa ci sarà questo pezzo di plastica con un po' di stud accennati, ed infine la punta sarà invece realizzata come se fosse stata costruita con dei mattoncini, per cui molto ma molto più accentuato l'effetto Lego. La versione per adulti costerà 140 euro, mentre la versione per bambini, che avranno diversi colori, diverse forme, diverse taglie, andrà dai 55 ai 75 euro. Anche questo è tutto in vendita dal 1° di luglio. I pezzi all'interno del set, che hanno una stampa, una serigrafia, quindi sono direttamente stampate le serigrafie sui pezzi, e non abbiamo per fortuna l'utilizzo di adesivi, cosa invece che accade nel gift with purchase, quindi con il regalo che è venuto fuori in questi giorni nelle prime foto leak. E dicevamo, quindi, questo regalo che probabilmente sarà aggiunto al carrello sempre il 1° di luglio con l'acquisto della scarpa fino ad esaurimento scorte, dove abbiamo la possibilità di costruire una scarpa un po' più piccola, di colore nero questa volta, non bianca come il set, ma dove sarà molto forte la presenza di adesivi, ovvero tutto ciò che è stampato in realtà sono tutti adesivi, cosa che ha fatto un po' storcere il naso un po' agli appassionati. In più, all'interno di questo gift with purchase troveremo una minifigure, che è una sorta di riciclo della minifigure della serie 18, con questo personaggio all'interno di un mattoncino che in questo caso imita la scatola blu Lego Adidas, e con l'adesivo sopra appunto del logo Adidas. Quindi ricapitoliamo: Lego Adidas Superstar 10282 in vendita dal 1° di luglio a 89,99 euro, assieme, probabilmente ancora non ufficializzato ma molto probabile, al gift with purchase di una piccola mini scarpa nera con mini figure associata.
e sempre il 1° di luglio inizio della vendita anche delle scarpe reali, 140 euro per la versione adulta e dai 55 ai 75 euro per la versione bambini. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice su, attiva la campanellina qui sotto per non perdere tutte le prossime news e tutti i prossimi rumors dedicati al mondo Lego. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!